Aspetta il blocco di Cortis, il blocco alla fine lo fa per JB, che dà una gran palla per Gaspardo, che segna due punti. Forse neanche Gaspardo si immaginava questa palla. Contro Sorokas, passaggio ancora a metà e altra palla persa di Brindisi, corre dall'altra parte Varese in transizione con Bin, che serve Gentile e si gira con pochissimo spazio, canestro da fenomeno di Ale Gentile. Perkins adesso per Clark, si va sotto poi da Nick Perkins che si prende questo tiro, anche questo è impossibile. Gran canestro ancora di Gentile, poi palla persa di Brindisi con Clark, non ci intende con Mattia Udo, ma allora Ferrero ha spazio per il tiro che è da tre punti, il capitano Giancarlo Ferrero. Per proprio cambiare, cercare di far cambiare ritmo, perché una squadra di talento come Brindisi in questo momento, anche guarda qua, cioè non ancora Gaspardo è in ritmo, ormai non li ferma più nessuno. Udom qui blocca, poi arriva la palla recuperata da Varese e lanciato tra i cani che schiaccia e manda ancora a impazzire il pubblico di Masdago. Più esigenti probabilmente, non sto dicendo più caldo, ma più esigente a livello proprio tecnico tattico. E però Zanelli colpisce ancora da tre punti. Riceve questo pallone, si apre e riceve Nathan Adrian sotto, poi per Nick Perkins contro Sorokas, alla fine arriva il tiro ancora di Nick Perkins, non ci credo che ha messo anche questo, io chicca non ci credo. Che si arriva l'aiuto dal nulla da parte di Anthony Bean, era triplicato qui Perkins, grande difesa di Varese, allora Jalen Jones con il tiro da tre punti, ancora Jalen Jones con la terza bomba della sua partita, è impazzito Masdago e sbaglia al rimbalzo. Conquista Josh Perkins che fa subito correre la sua squadra sotto, poi per Edirne nel mismatch con De Nicolao, si apre Gaspardo da tre punti ancora! Rafael Gaspardo per il più 4 brindisino! Si erano già visti ottimi segnali a Treviso, adesso si stanno assolutamente confermando l'entrata in campo Ferrero, il capitano che qui spara da tre punti! Il capitano Giancarlo Ferrero! E qui sfida anche lui la difesa varesina, fuori per Adrian, prende il pallone Gaspardo, palleggio dietro la schiena di Gaspardo, poi con poco equilibrio lancia per aria anche lui una mezza preghiera, va dentro anche questa, più 9 Brindisi. Qui Chappell con il tiro dall'angolo sbagliato, rimbalzo, tocca Udom, arriva anche Perkins che strappa il pallone dall'arrivo di Gentile e segna un altro canestro, adesso più 30, Ferrero gli ha messo la mano letteralmente sul pallone, allora corre dall'altra parte, qui Kell apre per Ferrero, tiro da tre punti, importante del capitano Giancarlo Ferrero, meno 7, esce Sorokas, rientra in campo Jalen Jones, qui in difesa insieme a Traichel contro Zanelli, si apre poi Adrian, salta sulla finta Gentile, non è una buona idea, Adrian lo batte e poi va sotto Danny Curtis che inchioda. Ah, è stato considerato fallo di sportivo, pardon, non fallo tecnico, fallo di sportivo. Ecco, chiaramente cosa doveva era, essere. Esatto, qui intanto Adrian punisce con la bomba dopo il libero sbagliato. Dunque l'Epi Casa vince 84-71 all'Edersen Arena di Masnago. Varese trova la sesta sconfitta consecutiva.